Benvenuti al Vaso di Pandora. Abbiamo in collegamento da Roma Gilberto Trombetta, giornalista, esperto in temi economico-politici e membro del Fronte Sovranista Italiano. Benvenuto, benvenuto Gilberto. Buonasera Carlo, ben trovato e ben trovati a tutti gli spettatori. Facciamo il punto della situazione. Cosa pensi della task force di tecnici che ha nominato il Premier Conte? E intanto, facendo questo passaggio, questa nomina, ha bypassato il Parlamento intanto? Mi sembra l'ennesimo screzio alla nostra Repubblica, che ricordiamolo è sempre parlamentare, ormai si sta andando avanti da mesi a DPCM, e non mi sembra la strada giusta, è stata soffocata qualsiasi possibilità di dialogo e confronto, non solo a livello parlamentare ma anche a livello pubblico, perché si tratta di cose veramente importanti. E anche la nomina di questa task force mi sembra l'ennesimo screzio, oltre che alla Repubblica parlamentare, proprio alla politica in quanto tale, perché da un lato è un modo di deresponsabilizzarsi, quindi se poi le cose vanno male, insomma, in quello che dicerà questa task force, è come se i politici si fossero preparati un salvacondotto per dire ce l'hanno detto i tecnici. Questa retorica dei tecnici, che in Italia va avanti da decenni, non solo in Italia, ormai abbiamo le prove provate, come si dice, di quello a cui ha portato, non funziona, è un modo di deresponsabilizzarsi. I tecnici possono dare suggerimenti, indirizzi, ma poi sta alla politica fare le scelte, prendere le decisioni e assumersene le responsabilità. All'atere di questo, che già non sarebbe poco, andiamo anche a vedere un po' che tipo di task force hanno nominato. Beh, anche solo parlando di chi la guiderà, quindi parliamo di Vittorio Colao, laureato alla Bocconi ed è il vicepresidente di una delle più grandi lobby europee, la Round Table of Industrials. In pochi la conosceranno, ma è una delle lobby più potenti a livello europeo. Si occupa degli interessi delle grandi aziende, cioè delle multinazionali. Tra i membri, questa ha per esempio Peter Sutherland della Goldman Sachs, ha il presidente del Bilderberg, di cui lo stesso Colao fa parte, come Mariana Mazzuccato, che è un altro membro. Insomma, parliamo di tecnici di scuola liberale, neoliberista, chiamatela come preferite, ma quello è, cioè quel tipo di scuola che ci ha esattamente condotto nella situazione in cui ci troviamo. Se non vi fidate di me, che è legittimo, a parte che tutte queste informazioni sono pubbliche e verificabili, però sentiamo come parla questo Colao, di cosa parla. Beh, è uno che dice che l'Europa ha dimostrato di funzionare bene per come ha gestito la Grecia e l'Italia nelle loro fasi di crisi. Inutile ricordare i numeri della Grecia, tra l'altro proprio dopo aver ricorso al MES, come vorrebbero far fare a noi. Aumento dei suicidi, dei morti, non solo infantili, povertà triplicata, disoccupazione. Non solo. Lui dice, secondo lui Colao, in un'intervista di pochi giorni fa, abbiamo ancora alcune cose che storicamente non sono molto efficienti in Italia, come la pubblica amministrazione e la lentezza sulle privatizzazioni. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo messi molto Sarà male. una giornata di tempesta. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una giornata di uragano. Assolutamente sì, temo proprio che sia così. Ecco, la task force, i componenti della task force sono un'iniziativa di Conte o gli sono stati in qualche modo imposti, secondo te, Gilberto? Io non lo posso sapere con certezza, imposti dubito seriamente, secondo me rientra appunto pienamente in linea con le politiche perseguite fino ad oggi dai vari governi, non mi sembra che questo si distanzi, anzi mi sembra in piena continuità, avrà sicuramente ricevuto molti suggerimenti. Se ci siamo fermati ai suggerimenti piuttosto che alle pressioni, io non ho gli elementi per dirlo, ma mi sembra verosimile che li possa aver scelti accettando semplicemente dei suggerimenti, ecco. Ecco, comunque nella logica neoliberista, dove viene privilegiato il grande capitale, le grandi multinazionali. E adesso veniamo anche al punto successivo a proposito di multinazionali e di invece piccole attività. Ecco, gli annunci delle misure economiche di Conte non si traducono in fatti concreti. Ecco, perché? Allora, fondamentalmente per una mancanza oggettiva di liquidità. Ricordiamo che dei 750 miliardi di euro, che insomma, se fossero veri non servirebbe neanche chiedere il ricorso al MES, no? Se il governo fosse stato in grado o fosse in grado di mettere in campo una cifra tale, noi staremmo relativamente tranquilli e affronteremmo serenamente la crisi. Il problema è che di quei 750 miliardi promessi, anzi dichiarati, annunciati,
i soldi veri erano 25 miliardi di euro. 25 miliardi di euro che, a detta di Gualtieri e di Conte, ne avrebbero movimentati 350, che non vuol dire nulla, mentre gli altri 400 miliardi di annuncio sarebbero prestiti che le banche dovrebbero fare, quindi sempre prestiti, ma che il governo garantirebbe per una cifra ridicola. Hanno detto 1 miliardo di euro, ma come li garantisci 400 miliardi di prestiti con 1 miliardo di euro? Quindi il problema è che questi soldi non si sono visti, o si sono visti in minima parte. Stando alle dichiarazioni di ieri di Gualtieri, lui ha detto che 1 milione di persone ha già ricevuto i 600 euro. Tenete conto che il fondo a disposizione per coprire tutta la platea, che è di circa 3 milioni di persone, è di 5 miliardi. Se è vero, io non ho riscontri a riguardo, io non conosco una persona che abbia ricevuto i 600 euro, ma prendendo per buona la dichiarazione del ministro, quindi che 1 milione di persone li abbiano già ricevuti, in soldoni parliamo di circa 600 milioni di euro sui famosi 750 miliardi promessi. 600 milioni a quasi 2 mesi. Io ci terrei a ricordare che il primo lockdown, il primo provvedimento di chiusura totale, è datato 21 febbraio. Senza risalire alla dichiarazione di stato di emergenza, che è addirittura del 31 gennaio, ma siamo quasi a 2 mesi. A 2 mesi, quindi, lo Stato ha tirato fuori su per giù 600 milioni di euro su 750 miliardi promessi. Può solo finire malissimo messi così. Senti, quello che volevo capire, cosa sta aspettando? Perché la sensazione è che il governo Conte sta aspettando qualcosa, dall'esterno. Ci sono delle scadenze, mi sembra, che sono molto, molto interessanti prossimamente, no? Certo, tutti si confermano legittimamente, giustamente, sulle date che vedono gli incontri dei vari ministri delle finanze, il cosiddetto Eurogruppo, piuttosto che i capi di governo in sede europea, il prossimo è il 23 aprile, e ogni volta però si rimanda di 7 giorni, di 10 giorni, quindi evidentemente non è quello il consesso risolutivo. Il dubbio, si tratta solo di dubbio, ma è legittimo, è che ci sia una data molto più importante, che non riguarda l'Europa, ma un paese, la Germania, cioè la data del 5 maggio. Perché cosa succede il 5 maggio? Beh, la Corte federale tedesca, che sarebbe il corrispettivo della nostra Corte costituzionale, per capirci, ricordiamo che per la Germania l'appartenenza all'Unione Europea è solo in un principio di sussidiarietà. Cioè, al contrario nostro, nell'ordinamento giuridico tedesco viene prima la loro carta fondamentale e dopo tutti gli altri trattati internazionali. Praticamente loro sostengono, una parte anche del governo di Angela Merkel, ma insomma non solo, che già le operazioni di quantitative easing fatte da Draghi abbiano violato i trattati così come erano stati stipulati. Non solo, anche quello che sta facendo adesso la Lagarde, levando il limite del capital key, quindi la Banca Centrale Europea in teoria può comprare titoli di Stato per un tetto superiore a quello stabilito in sede di trattati, beh, si sono rivolti alla Corte Costituzionale perché secondo loro già il quantitative easing di Draghi, ma a maggior ragione queste nuove azioni che sta intraprendendo la BCE, violerebbero i trattati senza essere stati modificati. Questo vuol dire che il 5 maggio la Corte federale tedesca può non solo bocciare tutti i nuovi pacchetti come il PPPE, che è appunto quello che supera il capital key di acquisto di titoli di Stato che ha emanato la Lagarde recentemente, ma potrebbe addirittura retroattivamente bocciare i 700 e rotti miliardi di quantitative easing dell'ultimo periodo, diciamo, non di complessivo, della BCE, quindi della gestione Draghi. Questo fondamentalmente farebbe saltare la zona euro. È inutile dirlo fuori dai denti. Un pronunciamento di questo tipo da parte della Corte federale tedesca vorrebbe dire che la banca centrale tedesca non parteciperebbe più a questo tipo di operazioni, se ne chiamerebbe fuori e forse chiederebbe anche il conto indietro. Questo perché appunto la Corte federale tedesca e la Costituzione tedesca prevede che nessun trattato, modifica i trattati, possa mettere in condizioni economiche di dubbio di aumentare l'esposizione su debiti non propri, come i debiti sovrani. Si ha paura che queste operazioni della BCE nascondino una monetizzazione del debito dei paesi del sud Europa, cosa a cui la Germania si è sempre opposta, la Germania non solo politicamente ma anche da un punto di vista costituzionale, e quindi sembrerebbe tanto che questa data del 5 maggio, che ne siano coscienti o meno i referenti in sede europea, che stiano effettivamente o meno ad aspettare quella data, sia in effetti un punto di svolta e tutto quello di cui si è discusso fino ad oggi potrebbe essere stato scritto sulla sabbia. Sulla sabbia, e potrebbe quindi, in conseguenza di questo, di una bocciatura da parte della Corte federale tedesca, lasciare in campo solo il MES praticamente?
No, ripeto, sarebbe più grave la cosa, perché se la Corte federale tedesca boccia le operazioni già fatte, vuol dire che la Germania si tira fuori. Cioè, comincerebbe effettivamente la rottura della zona euro e forse anche dell'Unione Europea. Quindi sicuramente non ci sarebbe più da mettere sul tavolo, come abbiamo già detto, né Eurobond né Corona Bond, ma questi sono già contrari. Cioè, la Germania in questa è sempre stata chiara e onesta, la Germania, l'Olanda, l'Austria, non vogliono la mutualizzazione del debito. Non esiste, è un wishful thinking, non è possibile. Però forse si oppongono anche a un intervento più massiccio della BCE, che non è monetizzazione del debito. In quel caso, certo, ripeto, se la Germania se ne tira fuori, l'Eurozona che fine fa? Certo, diciamo che comunque la Germania ha interesse che l'Italia rimanga dentro l'euro, no? E quindi in questo caso qua, se l'Italia rimane dentro l'euro, la Germania probabilmente ha interesse, ovviamente le sue condizioni, ben inteso, di mantenere in piedi l'euro. In questo senso corre voce che la Confindustria tedesca potrebbe ricorrere a quella che si chiama una moral suasion verso la Merkel, nel senso di ammorbidire i toni, perché rompere, e quindi da parte della Confindustria tedesca, che ha strettissimi legami proprio e strettamente interconnessa con l'industria italiana, essenzialmente l'industria del nord Italia, una rottura dell'euro sarebbe un grosso problema per la Germania, perché tantissime aziende italiane lavorano per l'industria tedesca. Certo Carlo, assolutamente così, infatti la Confindustria tedesca, non solo per il discorso che dici te, perché l'industria del nord Italia è soprattutto produttrice terzista delle grandi fabbriche tedesche, quindi già questo ci dovrebbe far riflettere, insomma è questo il destino che vogliamo per quella che è stata la grande industria dell'Italia e del nord Italia, fare la piccola Cina d'Europa, produrre componentistica a basso costo per le grandi fabbriche tedesche come fanno i paesi dell'est, ma oltre a questo hanno un altro motivo per fare pressioni sulla Merkel affinché non faccia saltare tutto. Il mercato italiano, in genere quello del sud Europa, è un mercato di sbocco grandissimo per il mercato automobilistico tedesco. Non si possono permettere di perderlo. Detto questo, il massimo che potranno ottenere è far insistere la Merkel sulla strada che sta facendo, cioè mischiare il bastone e la carota, insomma, alternare l'uso del bastone e della carota, perché ci potranno proporre al limite un MES mascherato, tipo con l'emissione di bond da parte della BEI, della Banca di Investimenti Europei, che qualcuno prova a spacciare in Italia come una grande novità. È nata nella metà degli anni 50 la BEI, per far capire quanto è nuova. Gli farebbero emettere dei bond, sarebbero comunque prestiti che vanno restituiti, noi saremmo comunque contribuenti netti come al solito, quindi verosimilmente ci metteremo più soldi di quelli che ci darebbero. Ci ridarebbero indietro una parte dei nostri soldi a prestito e legati a condizionalità. Quindi tutto sommato può essere che funzioni la moral suasion fatta dalla Confindustria tedesca, ma non certo a far accettare gli eurobond. Vorrebbe dire sovvertire la Costituzione, l'ordinamento tedesco, e quello non lo riesce a fare neanche la Confindustria tedesca. Neanche la Confindustria, certo. Io volevo toccare un punto con te molto, secondo me, interessante e significativo, perché c'è uno studio di un economista, nonché professore universitario olandese, che smonta di fatto la retorica del rigore dei paesi del nord e dell'Olanda specificamente, che in questo caso qua sta facendo il cane cattivo nelle trattative, no? Per conto della Germania, no? Sta facendo... Esattamente. Ecco, smonta comunque questo studio di questo economista olandese proprio la retorica del rigore dell'Olanda in questo caso, e nei confronti del presunto lassismo dell'Italia, che anche quella a quanto pare è una retorica falsa. Ecco, ce lo vuoi spiegare, Gilberto? Assolutamente. Beh, lo studio è veramente corposo, non è magari lunghissimo, ma contiene una quantità di dati e di grafici impressionanti. Tutti quanti servono a raccontare circa 30 anni di gestione delle politiche, delle finanze pubbliche dei due paesi, soffermandosi su vari aspetti. È interessante perché cita anche tanti studi prestigiosi, tra cui diversi di Paul de Grau. Beh, io, se non ti dispiace, mi concentrerei su due o tre aspetti che ho trovato particolarmente interessanti. Uno riguarda proprio il famoso spread, che poi è legato alla fuga di capitali. Dice, probabilmente in Olanda ritengono molti olandesi che sia colpa dell'Italia se paga di più a livello di interessi sul debito e quindi sull'emissione dei titoli di Stato. In realtà è colpa, anche se indirettamente, proprio dell'Olanda e dei paesi core, perché è la stessa struttura dell'Eurozona
che fa sì che le aspettative dei cosiddetti mercati, in assenza di un intervento regolatore della BCE, perché a monte c'è da dire che sarebbe alla BCE far sì che non esistesse nessun tipo di spread tra i rendimenti dei titoli di Stato, come non c'è per esempio spread tra i rendimenti dei titoli di Stato, è un'iperbole la mia ma funziona, tra gli stati appartenenti agli Stati Uniti d'America, no? Avete mai sentito parlare di uno spread tra lo Stato di New York e la Florida? No, non esiste, quindi dipende dalla BCE. Che delega al mercato? Il mercato prezza di più il nostro debito, ma perché, come spiega Paul De Grow, non l'ultimo arrivato, le sue aspettative non sono razionali, cioè non sono basate sui fondamentali economici. I fondamentali economici dell'Italia sono molto migliori di quelli olandesi per una serie di motivi. Però seguendo aspettative irrazionali, ogni volta che c'è un po' di turbolenza in seno all'Eurozona, all'Unione Europea, i capitali scappano dall'Italia e vanno verso i paesi percepiti erroneamente come più sicuri. Quindi in realtà è sì colpa dell'Olanda, anche dell'Olanda, della Germania, se aumenta lo spread, perché vuol dire che i soldi dei correntisti italiani scappano all'estero per mettersi in sicurezza, obbligandoli a vendere titoli di Stato italiano, creando così un circolo vizioso, perché più vendono titoli di Stato italiano, più si alza il tasso di interesse e più si abbassa contemporaneamente quello dei paesi centrali. Ecco, questo è un aspetto centrale, secondo me, di questo studio, che è dimostrato benissimo. È molto interessante anche un articolo del Wall Street Journal, come dicono loro, non certo una rivista marxista-leninista, che mette in chiaro come i problemi dell'Italia, e qua cito testualmente perché è proprio interessante il passaggio, riconosce come la supposta dissolutezza fiscale degli ultimi anni, cioè quella dell'Italia, non sia la causa del problema del debito italiano, ma è colpa piuttosto di uno Stato causato da un insieme di pessime scelte politiche legate a Unione Europea ed Euro e iniziate una quarantina di anni fa. Sono politiche di austerità, cioè dice che è l'esatto contrario, il problema dell'Italia non è che ha fatto troppa spesa pubblica, è che ne ha fatta troppa poca. E infatti cita anche i crolli dei ponti, l'ultimo senza vittime come quello del Morandi, facendo vedere che anche a livelli di investimenti essenziali come la manutenzione delle infrastrutture, l'Italia è agli ultimi posti nell'Unione Europea. È vero che l'Italia fa addirittura più austerity di quello che gli viene richiesto dall'Unione Europea? Ieri ho visto una tabella interessante che metteva in ordine, in percentuale del PIL, gli stati che negli ultimi, dal 95 a oggi, hanno fatto più surplus, avanzo primario, tutti i paesi del mondo. Lo sapete qual è il primo paese per surplus, per avanzo, in tutto il mondo, non nell'Unione Europea, degli ultimi quasi 30 anni? L'Italia. L'Italia è il paese che al mondo, scusate, io ci tengo a dirla questa cosa, è il paese che in tutto il mondo da quasi 30 anni ha tagliato di più la spesa pubblica. Cioè l'avanzo primario, ricordiamolo, è quando in un anno lo Stato in beni e servizi e stipendi ti dà indietro a te cittadino meno di quanto ti tolga con le tasse. Questo è l'avanzo primario, cioè sottrae risorse all'economia reale. Lo facciamo da 30 anni più di qualsiasi paese al mondo. Questa è la realtà dei fatti raccontata dai dati. Ma ecco, ma a fronte di queste informazioni incredibili che ci hai dato, Gilberto, quindi la classe politica degli italiani negli ultimi 30 anni è stata cosa? Più un'espressione di tafazzismo, come si dice, o addirittura di collaborazionisti? Io credo che sia un mix mortifero delle due cose, un combinato disposto, come dicono quelli bravi. A sentir parlare anche persone che dentro la politica ci stanno e la fanno, c'è un livello di ignoranza clamoroso sul funzionamento dei trattati e dell'economia. Quindi c'è una grande parte di ignoranza e c'è anche sicuramente chi le ha fatte scientemente queste cose. Fatto sta che ex post, col senno di poi, a distanza di anni, lo hanno ammesso candidamente. Abbiamo tantissimi esempi di interviste degli ultimi anni in cui si diceva vabbè, ma noi lo sapevamo che sarebbe finita così. Lo ha detto Amato in una trasmissione del 2012 di lezioni di economia che andavano su Rai 3, ha detto chiaro e tondo che li avevano avvisati e sapevano che entrare nell'Eurozona e nell'Unione Europea avrebbe portato a questo. Lo ha detto Prodi. C'è una intervista famosissima di qualche anno fa di D'Alema, che era ospite a Porta, in cui si vantava che è stata la sinistra in Italia ad aver svenduto l'IRI, aver tagliato la spesa pubblica più della destra, aver ridotto i salari, aver privatizzato, aver liberalizzato. Hanno fatto a gara negli anni destra e sinistra a chi tagliasse di più e si impegnasse di più in questo tipo di politiche, ripeto, liberali, neoliberiste, chiamatele come preferite, ma insomma
sono tutte uguali, è lo stesso discorso. Quindi noi lo diciamo sempre, l'appartenenza all'Unione Europea ed Euro è un problema, ma la nostra classe politica è un problema ancora più grande, perché è pieno di stati che all'interno dell'Unione Europea sono riusciti comunque a fare bene o male i propri interessi. Noi invece abbiamo da più di 30 anni, quasi 40, dal 79, no? L'ingresso nello SME, 81, divorzio Banca d'Italia Tesoro, là è esploso il debito pubblico. Eppure oggi ci continuano a raccontare che il divorzio Banca d'Italia Tesoro fu fatto proprio perché era esploso il debito pubblico. Non è vero, è esploso dopo, quando non è più controllato i tassi di interesse. Il tuo debito è esploso non per un eccesso di spesa pubblica che tagli dal 90, ma perché hai pagato troppo di interessi sul debito non controllando la banca centrale, che era diventata indipendente, ma indipendente solo dalla democrazia e dal popolo. Chiarissimo. Ecco, in tutto questo probabilmente sembra che stia cambiando il sentimento degli italiani nei confronti dell'Unione Europea e più in generale delle istituzioni europee. Sei d'accordo? Hai anche tu elementi che portano a questa conclusione? A parte la percezione che ho dalle persone che mi circondano, anche solo conoscenti attraverso i social, ma sono anche degli studi, dei sondaggi in questo caso, ma insomma direi che sono almeno numeri a cui possiamo fare affidamento, ed è impressionante il crollo verticale che nel giro di pochi mesi abbiano avuto non solo l'Unione Europea, ma proprio le istituzioni. Per capirci, è uscito un sondaggio Tecné un paio di giorni fa in cui è venuto fuori che il 49% degli italiani sarebbe oggi per l'uscita neanche dall'euro, dall'Unione Europea. Un anno e mezzo fa era il 29%, cioè un incremento di quasi il 70% in meno di un anno e mezzo. Il 70% degli italiani non si fida della UE, ma crolla, come dicevi te, in generale, dipende tra il 20, il 30 e il 40%, la fiducia nelle singole istituzioni, non solo l'Unione Europea. Gli italiani non si fidano più neanche della Commissione Europea e non si fidano più neanche della Banca Centrale Europea. Quindi molte persone, anche quelle che fino a poco tempo fa, non dico che forse erano gli europeisti più convinti, ma erano sicuramente europeisti, adesso hanno il tricolore dal balcone e non la bandiera dell'Unione Europea. Chiarissimo, chiarissimo, ed è una percezione effettivamente che si sente nell'aria parlando con le persone, è indubbio che, come si dice, il vento probabilmente sta girando effettivamente. Carlo, io credo, se mi posso permettere, che dipenda, perché anche chi non segue troppo la politica a livello europeo o l'economia si sta rendendo conto, anche solo dalle dichiarazioni che arrivano in Italia, che ci stanno provando a far del male nel nostro momento di maggiore difficoltà. Cioè, quelli che molti vedevano come i nostri fratelli europei fino all'altro ieri, si stanno in molti rendendo conto che stanno provando a darci il colpo di grazia nel momento di maggiore difficoltà. È intollerabile anche per un europeista una cosa del genere. Sì, naturalmente, chiaramente, perché gli italiani, come psicologia di popolo, hanno molto lo spirito solidaristico a difesa dei popoli del nord. E quindi quando vedono questo è un amarissimo risveglio, però probabilmente a quel punto traggono le conclusioni. Senti, Gilberto, ecco, volevo affrontare con te per l'ultima parte della nostra intervista, della nostra chiacchierata, un aspetto, diciamo, soprattutto di tipo di taglio geopolitico, perché l'Italia sta ritornando in questo momento di grandissima difficoltà, in realtà sta ritornando centrale a livello proprio geopolitico, perché tutti, dagli Stati Uniti alla Cina e alla Russia, ci stanno tirando per la giacchetta per stringere nuove alleanze economiche. Ecco, ad avere se avessimo in questo momento qua una classe politica all'altezza e non derelitta e soprattutto senza una visione del paese del futuro, togliendoci la zavorra dell'Unione Europea, avremmo in questo momento delle incredibili opportunità di siglare nuovi e anche vantaggiosi accordi bilaterali con molti paesi. Sarebbe un momento fantastico per noi, no? Questo. Assolutamente, c'è l'impressione, che però adesso la giustificheremo, non è solo un'impressione basata sul nulla, che l'Italia, aggiungo finalmente, stia tornando a quello che è sempre stato un ruolo che ha avuto, che le competeva, perché l'Italia, anche dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, è stata bravissima a ritagliarsi un ruolo di mediatrice tra realtà diverse, no? Un po' perché stava a metà tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, un po' per il suo ruolo appunto di mediazione in Medio Oriente. L'Italia per anni è stata molto brava, con una classe politica che purtroppo oggi ce la sogniamo, a saper sfruttare al meglio questa cosa senza, entrare troppo nella sfera di influenza di uno specifico paese.
Ovviamente un discorso a parte lo fanno gli Stati Uniti, ma là abbiamo perso una seconda guerra mondiale, io parlo di capacità politiche poi di gestire, e questo è ovvio, sembrerebbe un momento ottimo, perché è vero che ci stanno aiutando tutti, la Cina è stata la prima, molto prima dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, è stato il turno poi della Russia, abbiamo visto tra l'altro come sono stati trattati da una certa stampa, come fossero degli invasori, una cosa di cui io mi scuso con la Russia e col popolo russo e da giornalista, perché è stato indegno quello che è stato detto sulla Russia e sugli aiuti che ci ha dato. E poi è stata la volta anche degli Stati Uniti. Ora, nessuno mette in dubbio la bontà di questi gesti di slancio, di generosità. Però, insomma, non siamo neanche bambini. Quando si fa qualcosa non si fa mai per niente. È un momento in cui il mondo sembra stia andando verso una direzione multipolaristica. Cioè, io non credo che tra 50 anni ci sarà la Cina al posto degli Stati Uniti come grande gestore della geopolitica mondiale. È possibile, ma mi sembra più verosimile che si vada appunto verso un mondo multipolare, che sarebbe perfetto per l'Italia se si sapesse giocare le sue carte. E quindi in questo momento ci stanno tutti tirando per la giacchetta per portarci sotto la loro sfera di influenza, che non è proprio quello che noi vogliamo, ma appunto con una classe politica degna di questo nome, capace, noi oggi potremmo giocarci delle carte che fino a 2, 3, 4, 5 anni fa sarebbero state impensabili, compresa una rottura unilaterale con l'Unione Europea in caso di necessità, e a me sembra evidente il caso di necessità, ma insomma se fossi protetto da Cina, Russia e Stati Uniti saluteresti con gran piacere dopodomani dal mio punto di vista. Assolutamente, sarebbe un'occasione questa qua veramente storica, come dicevamo appunto e ribadiamo, incredibile da sfruttare, perché siamo un paese col quale tantissimi paesi, tantissime potenze vogliono e vorrebbero intessere rapporti. Quindi la via maestra sarebbe quella di accordi bilaterali con i vari paesi senza diciamo dipendere specificamente da nessuno. Siamo in conclusione, Gilberto Trombetta, noi ci risentiamo, ci riaggiorniamo, perché sono settimane queste qua storiche e decisive, siamo proprio sulla linea della diga e quindi ci giochiamo in un senso o nell'altro il nostro futuro, quindi grandissime novità, grandissimi pericoli, ma anche grandissime opportunità si presentano davanti a noi i prossimi giorni, le prossime settimane. Ci risentiamo per commentare gli sviluppi prossimi. Grazie. Gilberto Trombetta, giornalista esperto in temi economico-politici e membro del Fronte Sovranista Italiano. Grazie. Grazie a te Carlo, alla prossima e alla prossima a tutti gli spettatori.